23:36, buonasera. Ultima edizione in versione breve del nostro telegiornale. In Iran non si fermano le proteste contro il governo. Al sesto giorno di scontri di piazza fra manifestanti e polizia, in tutto il paese si contano almeno 23 morti, 700 le persone arrestate. Per Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica, dietro i disordini ci sono potenze straniere che utilizzano i social network e internet per fomentare le violenze. Sentiamo. Al sesto giorno di manifestazioni la protesta popolare iraniana si trasforma ufficialmente in una crisi diplomatica internazionale. Gli Stati Uniti di Donald Trump, l'alleato di ferro Israele e poi l'Arabia Saudita, l'acerrima rivale musulmana sunnita dell'Iran sciita. L'ayatollah Khamenei non li nomina i presunti nemici occulti. Parlerò al popolo dei recenti incidenti a tempo debito, ha dichiarato la guida suprema della Repubblica Islamica. Ma dopo le oltre 20 vittime accertate negli scontri con le forze dell'ordine e centinaia di arresti, il leader religioso iraniano sposa totalmente la versione ufficiale delle autorità di Teheran. Dietro i disordini ci sarebbe dunque l'ostile alleanza di sempre, rafforzata per colpire le istituzioni islamiche con ogni possibile mezzo, a cominciare dalle reti sociali per fomentare e coordinare le proteste. Da Teheran il presidente iraniano Rouhani ha parlato al telefono col collega francese Macron, chiedendo di contrastare un gruppo terrorista dell'opposizione in esilio con base in Francia, indicato come l'organizzatore delle rivolte iraniane col supporto dell'Arabia Saudita. Le proteste di questi giorni sono completamente spontanee, ha replicato l'ambasciatrice americana all'ONU, Nikki Haley, definendo ridicole le tesi secondo cui sarebbero programmate da forze esterne. Washington ha annunciato anche che chiederà in merito una sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU e del Consiglio dei diritti umani a Ginevra. Gravissimo scontro oggi sulla A21 vicino a Brescia. Secondo le ricostruzioni, un mezzo pesante ha tamponato un'auto ferma per un incidente avvenuto in precedenza, spingendola contro un'autocisterna carica di benzina che ha preso fuoco. Nel rogo hanno perso la vita 6 persone, l'autista del camion e un'intera famiglia, 3 adulti e 2 bambini a bordo della vettura. L'autostrada resterà chiusa tutta la notte, domani il sopralluogo dei tecnici per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. È morto oggi a Roma Ferdinando Imposimato, magistrato e parlamentare. Il suo nome rimane legato soprattutto ai grandi processi degli ultimi decenni, dal caso Moro l'attentato al Papa. Ma la vicenda che lo segna arriva nell'83, quando la Camorra per vendetta gli uccide il fratello Franco, sindacalista. Nell'87 entra al Senato come indipendente nelle liste del Partito Comunista. Un passaggio alla Camera, poi di nuovo al Senato, fino allo strappo che lo porta nelle file del Movimento 5 Stelle, candidato come capo dello Stato nel 2013 e nel 2015. Qualche dichiarazione eccessiva negli ultimi anni non farà velo l'autorevolezza del personaggio, oggi ricordato da destra e sinistra. La Corea del Nord risponde a Pyeongchang dopo l'apertura del leader Kim Jong-un nel messaggio di inizio anno. Seul propone al Nord di tenere il 9 gennaio colloqui bilaterali per favorire la partecipazione della delegazione di Pyongyang alle Olimpiadi invernali che prenderanno il via il prossimo 9 di febbraio. La Cina spera nel dialogo, definendo positivo lo scambio dei messaggi. Sono una coppia di pattinatori sul ghiaccio, Ryom e Kim, gli unici atleti di Pyongyang qualificati per le gare di febbraio, ora diventati il simbolo della pace. In chiusura lo sport, con il sorprendente quarto di finale di Coppa Italia, vinto dall'Atalanta in casa del Napoli. 2-1 il risultato in favore dei bergamaschi, a segno con Castagne e Gomez. Di Mertens nel finale il gol dei partenopei. In semifinale l'Atalanta affronterà la vincente del derby tra Juventus e Torino, in programma domani sera all'Allianz Stadium. Era l'ultima notizia, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.